Come scegliere l'immobile giusto da mettere a reddito? In quattro fasi ti racconto la mia visione di questo aspetto molto importante, perché non tutti gli immobili, secondo me, secondo la mia esperienza e l'esperienza oramai consolidata dei miei studenti che stanno ottenendo successo negli investimenti immobiliari, bisogna rispettare assolutamente quattro regole basi. Queste quattro regole basi, molto semplici in realtà da poter applicare, faranno sì che potresti avere meno difficoltà nel poi rimettere in locazione nel caso in cui ti lasciasse l'inquilino o nel caso in cui tu mandi via l'inquilino, perché ricordo sempre, se mai approfondiremo in altri video di questa serie, ti ricordo che questo è il numero 27, quindi se ti sei perduto qualcuno di questi video torna indietro qui su YouTube, su iTunes oppure chiaramente sui social in generale, e quindi vai a seguire una regola che è quella molto semplice di applicare queste quattro mosse che adesso ti vado a dire. 1. Il numero di vani. È fondamentale scegliere il numero di vani medio della zona dove stai comprando. Mi spiego meglio. Se è una zona popolare, normalmente le case sono tra i 70 e gli 80, massimo 90 metri quadri. Che tu vai là a comprare una casa da 180 metri quadri, non troverai acquirenti semmai per la richiesta che tu vuoi assolutamente per quell'immobile. Perché chiaramente se l'hai comprato da 180 metri quadri, avrai chiaramente le necessità di chiedere di più. A volte dico anche cose banali, sarà ripetitivo per alcuni che già hanno esperienza, che semmai stanno seguendo questi audio, questi video, però lo ripeto e normalmente lo ripeto anche più volte in più video, perché ripetendo le cose anche a te stesso hai la consapevolezza di voler fare bene un buon lavoro. Questo è molto importante. Vediamo al secondo aspetto, l'età dell'immobile. Molto spesso dici: ma cosa cambia se compri un immobile vecchio, se un immobile da ristrutturare, un immobile diciamo così, tanto lo fitti lo stesso, semmai è su qualche zona comunque interessante. Assolutamente sbagliato, perché la cosa importante per noi investitori deve essere assolutamente quello di poter avere meno fastidi possibili. Quindi l'immobile che tu vai a mettere sul mercato deve essere bello, ristrutturato, deve avere un buon gradimento del pubblico finale. Inizialmente devi fare un grande lavoro all'inizio per metterlo in buona condizione, dopodiché tu vedrai che verrà tutto più liscio, perché se offri un immobile interessante sul mercato, pulito, accattivante, le persone sono disposte a pagarti di più, troverai delle persone di un livello superiore e avranno anche il timore di non danneggiarlo, mentre se io entro in una situazione già così un po' precaria, con impianti elettrici pessimi, impianti idraulici pessimi, ma me ne frego un po' di più. Questo è un po' un ragionamento molto semplice da poter applicare in questa funzione. Veniamo al numero 3, esigenza di spazio delle persone. Sempre tornando a quello che ti ho detto prima, che è il posto dove vai a comprare l'immobile, devi capire bene quali sono le esigenze. Tra l'altro le esigenze stanno cambiando, perché anche in situazioni, per esempio a Milano c'è in una zona particolare una riqualificazione di un intero fabbricato, dove pensa che hanno installato un'area dove ci sono le lavatrici. Bene, e quindi immagina che nelle case dell'intero palazzo dei 5 piani non c'è più necessità delle lavatrici, quindi ci sono delle lavatrici comuni, perché comunque è un oggetto che non si usa chiaramente tutti i giorni, e quindi avrai uno spazio in più. In base a queste caratteristiche, in base alla location della zona, studiati bene la zona, devi dare lo spazio giusto alle persone. Quindi la famiglia media è di due persone, c'è bisogno di due camere da letto, almeno inizialmente per i due figli, dopodiché si andrà a vedere come evolve tutto ciò. Ti do anche un piccolo consiglio: dei bilocali o monolocali, perché sono più interessanti? Perché normalmente le persone ci stanno 3-4 anni e poi vanno via, perché semmai si sposano, perché cambiano città e perché hanno esigenze diverse. Ecco, questi casi qua sono buoni per te, perché se l'evoluzione del mercato sta andando verso una direzione di aumento di canoni di locazione, se va via il vecchio inquilino tu ne trovi un altro e puoi semmai chiedere 100 euro in più. Quindi interessante anche questo aspetto. In provincia
chiaramente è diverso perché hai una stabilità delle famiglie, ma normalmente nelle province trovi la classica famiglia padre, madre e due figli, per cui quella famiglia là semmai ci sta dentro per 10 anni anche e quindi non potrai fare questa operazione che ti ho detto io prima. Il quartiere, veniamo al quarto aspetto. Il quartiere è molto importante, i servizi diciamo di trasporto sono molto importanti, i servizi di scuola, ecologia, di anche intrattenimento, la chiesa, i centri sociali, tutto ciò che riguarda questi aspetti qua, le persone le cercano, perché non possiamo immaginare di comprare delle case in deserti, come ci sono tantissime situazioni in provincia di Milano, di Roma, anche di Firenze, ci sono interi quartieri abbandonati a se stessa, dove ci sono soltanto i palazzi, non ci sono manco più i supermercati, ci sono piccole salumerie, però le persone a quel punto vanno a dormire in quel luogo e sono disposti a pagarti poco. In realtà la gente si sta aggregando, la gente si muove secondo la direttrice delle metropolitane, quindi dove c'è una metropolitana là ci sono le persone, una fermata, perché permette alle persone di vivere semmai fuori Roma, ma con 20 minuti sei al centro della città. Ecco, questo è un grande vantaggio che devi tenere presente, quindi scopri prima di comprare un immobile dove verrà fatta quella metropolitana con la nuova linea e vacci a mettere chiaramente una tua bandierina, una tua possibilità di poter acquistare un immobile a reddito. Semmai già anche a leva, te lo ricordo, devi assolutamente fare leva e con i soldi dell'inquilino ti ripagherai il debito. Bene, ti ringrazio ancora per aver ascoltato questo podcast e ti ricordo che siamo al numero 27. E quindi potrai ascoltare e vedere questi video e questi podcast su tutti i canali social dove mi puoi seguire. E ti auguro chiaramente, ringraziandoti ancora, una buona vita.